Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video. Ma prima di cominciare con la recensione di oggi, come sempre, sigla. Bene, il film di cui ho deciso di parlarvi quest'oggi è Artemis Fowl, un originale Disney diretto da Kenneth Branagh, un attore, regista e sceneggiatore britannico di formazione teatrale, ma che ha riscosso, diciamo, tanto successo poi successivamente con il suo lavoro dietro la macchina da presa, con la direzione di film come il live action targato Disney di Cenerentola, oppure il primo capitolo di Thor del Marvel Cinematic Universe, o ancora l'adattamento cinematografico del romanzo di Agatha Christie, Assassinio sull'Oriente Express. Sicuramente non sono comunque dei capolavori, ma degli ottimi blockbuster. E io mi chiedo come un cineasta completo, del suo calibro, che comunque in veste di attore ha preso parte a tanti film importanti, sia giunto alla direzione di questo scempio, ovvero Artemis Fowl, questo adattamento di una serie di romanzi per ragazzi. Più precisamente il film si concentra sui primi due libri di Eoin Colfer e che ci raccontano la storia di, appunto, Artemis Fowl II, un geniale dodicenne figlio di un miliardario. Un giorno però il padre, Artemis Fowl I, viene rapito e per salvarlo il piccolo Artemis ha soli 3 giorni per trovare l'Aculus, un prezioso manufatto magico. Ma qual è il problema? È che nel film mancano palesemente dei pezzi, una grossa parte centrale. Abbiamo appunto l'inizio dove ci vengono presentati molto velocemente i personaggi, sia la villa, la casa di Artemis, sia questo mondo magico che si vede veramente pochissimo, e poi si arriva subito a un finale abbastanza superficiale. Inoltre tutta la storia avviene praticamente all'interno di questa villa, e da quanto visto ad esempio nel trailer, di cui secondo me mancano anche delle scene, e da quanto comunque se ne parlava o presente anche nei libri, pensavo che comunque si vedesse un po' di più, anche qualche scena in più riguardo al mondo magico. Non che questo sia comunque un male, ma ripeto, da quanto visto del trailer, da quanto ne avevo sentito parlare, mi aspettavo decisamente di meglio. Premetto, comunque non conosco benissimo la serie di romanzi da cui è tratto il film, perché non l'ho letta, ma ne ho sentito parlare comunque abbastanza bene. Questo adattamento cinematografico, da quanto posso aver visto io, punta molto sulla creazione, sulla rappresentazione del mondo magico, nonostante si veda pochissimo, e soprattutto, diciamo, sugli abitanti, sui personaggi di questo mondo fatato. Il problema è che lo fa attraverso una CGI pessima e che, visto il budget comunque non altissimo ma abbastanza sostanzioso di circa 125 milioni di dollari, diciamo che ci si aspettava, mi ripeterò, qualcosa di decisamente migliore. L'obiettivo della Disney è, anzi era, quello di creare forse un piccolo franchise, una saga di film, ma dopo questo pessimo primo capitolo, diciamo, non credo che avrà luce un secondo film, un sequel di questo possibile franchise, nonostante abbia un finale apertissimo, perché si arriva a questo, appunto, mi ripeto, finale quasi come se andasse a chiudere proprio una prima parte, come se dovesse ancora accadere qualcosa, come se tutto quello che abbiamo visto in realtà è proprio solo una semplice premessa per il vero primo film. Tutto ciò che accade in Artemis Fowl è un susseguirsi di scelte più che sbrigative, superficiali e ricche di cliché che rappresentano proprio il mondo del genere young adult. Per non parlare poi degli attori, abbiamo Colin Farrell che interpreta, riveste i panni, diciamo, di Artemis Fowl I, il padre del ragazzo, e Judi Dench che invece interpreta il comandante Tubero. Due personaggi scritti secondo me malissimo e con due attori che sembravano proprio messi lì quasi sotto minaccia, come se avessero tanti debiti da pagare, non lo so, non li conosco, ma veramente a forza, recitavano a forza. Abbiamo però un Josh Gad, forse unica nota positiva del film, perché è l'unico davvero in parte, l'unico che sembra che si sia proprio divertito, almeno all'interno del suo personaggio. E poi abbiamo una sfilza di attori al debutto, comunque poco conosciuti, che si dimostrano decisamente non all'altezza per le grandi produzioni. Sicuramente questo non è un super blockbuster, ma 125 milioni sono comunque tanti, secondo me, per un film che poi esce in questa maniera. Dal giovane protagonista, interpretato da un emergente attore irlandese Fergus Shaw, alla giovane elfa Spinella Tappo, interpretata da un'altra emergente, Lara McDonald. Ma anche lo stesso maggiordomo, Nonzio Anonzie, è un personaggio davvero superficiale e anche protagonista di una delle sequenze più imbarazzanti. In più, Artemis Fowl è proprio un film ricco di difetti, soprattutto in fase di montaggio, perché ci sono troppi elementi che non tornano. Abbiamo anche oggetti di scena che magari sono presenti in una determinata sequenza, in quella dopo sono da un'altra parte senza che ci sia una correlazione. Inoltre ci sono parecchie scene tagliate che sono però visibili naturalmente negli extra e che si nota anche attraverso il film, dove ci sono stati dei tagli
abbastanza drastici, senza dimenticarci delle scene di combattimento che non hanno davvero un filo logico e che non seguono la coreografia, se ce n'è una, spostandosi da un personaggio all'altro in maniera banale e creando solamente tanta confusione. Quindi, se dovessi dare un voto comunque a questa pellicola, diciamo che sarebbe un 4. Un'occasione davvero sprecata per la Disney di andare a creare una saga, qualcosa di interessante, e dimostrando ancora una volta che con i live action Disney fa veramente tanta, ma tanta fatica a creare qualcosa di originale o qualcosa che cerchi di avvicinarsi almeno un filo al livello dei prodotti del loro reparto di animazione, dove abbiamo invece film spettacolari e decisamente più riusciti. Insomma, Artemis Fowl è una grandissima delusione, un vero colpo mancato per la Disney di creare appunto questo piccolo franchise. Basti pensare che al tempo della pre-produzione si diceva, almeno la Disney parlava di Artemis Fowl come la grande risposta all'Harry Potter di casa Warner. Il problema è che non si avvicina nemmeno un filo, nemmeno un pelo alla qualità di nessuno dei film presenti nella saga che ci racconta le avventure di uno dei maghi più famosi e importanti della storia cinematografica. Detto questo, posso concludere ricordandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social. Se volete recuperare naturalmente questo Artemis Fowl, perché io ne ho parlato male, perché a me personalmente non è piaciuto, non mi ha colpito e mi ha deluso, ma non è che sconsiglio i film che non mi sono piaciuti. Quindi se volete comunque recuperarlo, lo trovate disponibile da qualche giorno su Disney Plus. Se volete magari recuperare solo quello, potete fare anche solamente la prova gratuita di 7 giorni, magari vi lascio il link qua sotto in descrizione. Anche se non ho nessuna partnership con Disney Plus, lo faccio giusto per informazione. Inoltre, personalmente non mi trovo solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. Seguitemi, e di cui trovate naturalmente tutti i link qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi video. Ne escono sempre 2 a settimana, se riesco anche 3. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!